Non siamo proprio uguali, no, dobbiamo farcene una ragione. Buongiorno, buongiorno, buon caffè. Lo cantava Leano Morelli negli anni 70. Ballare, gridare, sentirsi tutti uguali. Purtroppo però non funziona, non è vero. Ed è una grande fortuna, una grandissima fortuna, perché se l'uguaglianza vuol dire sovrapponibilità, congruenza per dirla in modo geometrico, cioè quell'uniformità bieca che non dà nessun tipo di ricchezza, ricchezza umana intendo, è un bene che non siamo tutti uguali, è un bene che non siamo tutti stereotipati, è un bene che non siamo tutti conformisti, o meglio ancora conformati a qualcosa che vogliono farci essere. Ricordo quella folgorante, meravigliosa battuta di Giuseppe Pontigia nel suo libro Le sabbie immobili, la fidanzata che dice al suo fidanzato, al suo ragazzo: ma perché non sei anche tu anticonformista come tutti gli altri? A fotografare proprio una falsa differenziazione. E allora invece io vorrei elogiare la vera differenza, che non è mancanza di rispetto per tutti, perché quello che conta è avere pari dignità. Questo sì, siamo tutti uguali da questo punto di vista, abbiamo tutti la medesima dignità, una dignità che travalica ogni confine di qualunque tipo e che è nostro semplicemente perché apparteniamo tutti alla razza umana. Per questo ha senso battersi, per questa pari dignità, per questa pari capacità di accedere a tutti i diritti dell'uomo, a tutti i diritti della persona umana. Questo sì. Ma l'uguaglianza è un appiattimento che toglie ogni possibilità di ricchezza. Io non ho il talento che hanno avuto grandi pittori, grandi scultori, grandi filosofi, grandi pensatori, grandi sportivi. Per fortuna non ce l'ho. Ne ho degli altri che sono diversi da quelli di voi, vostri, di mia moglie e di altri. E proprio questa differenza genera la ricchezza che fa il genere umano così creativo. Noi italiani ci vantiamo di avere delle qualità differenti rispetto al resto del mondo. Non siamo uguali agli anglosassoni, siamo noti per essere più indisciplinati ma anche più creativi, capaci di regalare poesia, capaci di regalare dei cibi che nessun altro ha mai inventato e pensato, perché siamo diversi dagli altri. Ma è una diversità che non va a toccare la nostra dignità, ma va a dare ricchezza a noi e a tutti gli altri. E allora viva, viva questa differenza se porta ricchezza per tutti. Buongiorno e buon caffè.